sono tutti tifosi dell'Italia, ma al mondiale un po' di più, all'Europeo un po' di più, al mondiale ancora un po' di più, è così, è da italiani, non è, e da italiani anche avere sempre qualcuno che deve fare il diverso e che devi fare contro, ma non è, una, non è la fine del mondo, non è, non è, insomma, se avessero tifato contro l'Italia 10 milioni di persone, uno dice forse c'è qualcosa che non va, ma se è un'emittente così piccola a fare una trasmissione contro di noi non è una cosa così preoccupante. Quando la Padania farà il mondiale ti faremo contro. Perdere la Nuova Zelanda significherebbe probabilmente rischiare di uscire fuori dal mondiale, e, come è successo ieri alla Francia, no? Si crea una condizione di classifica quasi drammatica, quindi puoi immaginare quello che significa per noi il calcio, come se la Nuova Zelanda uscisse al primo turno al mondiale di rugby. Beh, fallimento assoluto sarebbe non passare il turno, un altro fallimento sarebbe non passare gli ottavi. Brutto dire che considererei un successo arrivare fra le prime quattro, però penso che sia anche realistico sperare di arrivarci subito, insomma sperare di arrivarci, quello è un, secondo me è un traguardo, tra virgolette, non è un traguardo ma una tappa importante. Quando arrivi fra le prime quattro puoi incontrare, che ne so, Italia, Brasile, Argentina, Inghilterra o Brasile, Argentina, Spagna, poi lì te la giochi e lì veramente può essere decisiva la condizione di un giocatore piuttosto che una munizione in più o meno, quindi, però come valori noi dobbiamo puntare ad arrivare almeno in semifinale, penso che l'Italia debba arrivarci, poi è naturale che se ai quarti di finale incontri la Spagna sul tuo percorso, allora lì ti dovrai giocare una piccola finale. Penso che il segreto di quella squadra che vinse 4 anni fa è stato anche questo, il fatto di avere sì tanti leader, tanti giocatori di personalità, ma di avere un gruppo bello amalgamato. C'è mancato qualcosina nell'ultimo passaggio, nell'ultimo smarcamento, siamo stati forse poco pungenti, soprattutto nel primo tempo, nonostante avessimo il pallino un po' del gioco. È un giocatore forse più forte, un po' più forte, più talentuoso che abbiamo, più geniale. Anche se voi forse non lo riconoscete, perché sento che si parla spesso di mancanza di talento, ma il talento non è solo il tunnel, il colpo di tacco, è anche un giocatore come lui. L'ultimo mondiale l'abbiamo vinto senza un Paolo Rossi in particolare, perché poi ha fatto 2 gol Toni, ha fatto 2 gol Materazzi, mi sembra, uno del Piero, uno Gilardino, perciò non è, c'è stato uno che si è distinto per la vena realizzativa. Un po' di tutto forse, un pizzico di cattiveria in più, magari da altre volte ti può aiutare, manca un pizzico di lucidità, non è cambiato niente, quello che ho detto l'altra volta è la stessa cosa, parlai chiaramente di una società che ha sempre rispedito al mittente tutte le offerte, qualora ci siano state, l'ha fatto non più tardi di 2 giorni fa la mia presidentessa, quindi penso che non cambi niente, la mia posizione rimane la stessa. Per quanto riguarda me e Francesco, siamo due che quando abbiamo qualcosa da dire la diciamo, forse il nostro, tra virgolette, problema, che poi non è un problema secondo me, può essere quello, quando abbiamo da dire qualcosa la diciamo, il fatto che siamo romani può pesare per alcuni, ma non, penso che le polemiche che ci siamo portati dietro qui è dovuto anche un po' al nostro carattere, che siamo così, insomma, quando abbiamo qualcosa da dire la diciamo, ma io... Non adesso, perché adesso devo pensare al mondiale, ma continuerò sempre a fare questo. In realtà ha detto che rimango, quindi se rimango fino alla fine del contratto, rimarrò per sempre. Quando ha parlato di questo, di me ha parlato in questi termini, la dottoressa.